prende il via il corso di formazione organizzato dal Parco Nazionale della Maiella per il riconoscimento del titolo di guida del parco. L'iniziativa si colloca nell'ambito dello sviluppo e della valorizzazione delle attività economiche e dell'occupazione locale promossi dall'ente parco. Al primo corso partecipano 21 aspiranti guide ed avrà una durata complessiva di 120 ore di lezioni teorico-pratiche. Ma oggi è un giorno molto importante per il Parco Nazionale della Maiella, perché dopo un lavoro di un paio d'anni abbastanza faticoso per l'organizzazione, riusciamo ad inaugurare il primo corso di guide del Parco Nazionale della Maiella, quindi specializzate in questo territorio che è assolutamente unico, con grandi peculiarità, e in cui il rapporto tra ambiente ed insediamento umano e cultura umana sono molto strettamente legati e richiedono una preparazione specifica. Il corso affronta anche il ruolo dell'interpretazione nella pianificazione delle aree protette e analizza i principali strumenti e mezzi di interpretazione necessari per lo svolgimento della professione. Per quanto riguarda le finalità, ecco, cosa possiamo dire nel merito? Possiamo dire che formeremo del personale ancora più qualificato per l'esplorazione, per la conoscenza di questo territorio ricchissimo, e siamo sicuri che questo migliorerà anche il rapporto con l'utenza, perché anche l'utenza dei nostri territori è un'utenza che va specializzandosi e che va testimoniando una maggiore attenzione non solo all'ambiente ma anche alla cultura che si lega a questo ambiente. Quindi è un turismo quello che si sta sviluppando, che non vede più nella montagna soltanto la palestra o un luogo del picnic, ma sempre di più il luogo di esperienze molto importanti per la formazione. E oggi è un grande giorno per il parco, perché dall'inizio della sua istituzione, avvenuta più di 25 anni fa, oggi attiviamo per la prima volta quanto è scritto nell'articolo 14 della 394 della nostra area protetta, e quindi istituiamo le guide esclusive del Parco Nazionale della Maiella. Queste guide sono già abilitate alla loro professione, quindi dal parco renderanno ulteriori approfondimenti per divulgare al meglio l'area protetta, che in questi anni però si è arricchita anche del titolo di geoparco. Quindi svolgeranno negli anni a venire un ruolo importantissimo nell'affrontare e indirizzare al meglio quelle che sono le grandi tematiche del turismo sostenibile della nostra area protetta.